Sconcerta, per usare un eufemismo, il doppio volto dell'imprenditore Luigi Nerini, il titolare gestore della funivia del Mottarone, funivia che è della sua famiglia da un secolo, da quando ancora c'era il trenino a cremagliera. L'imprenditore nei giorni scorsi aveva parlato con conoscenti e amici, mostrandosi devastato per tutto quello che era successo, per quelle 14 vittime. Diceva: soffro per quei morti, mi sento già in croce, è come se fossero morti dei miei parenti, dei miei figli. Nella notte l'imprenditore Luigi Nerini è stato interrogato nella caserma dei carabinieri di Stresa dal magistrato. Gli hanno contestato la manomissione dell'impianto frenante che nei giorni precedenti aveva avuto alcuni problemi e dopo un interrogatorio che immaginiamo molto serrato, alla fine l'imprenditore ha confessato e ha sostanzialmente addotto come scusa il fatto che una domenica così bella di sole poteva avere delle ripercussioni negative da un punto di vista economico se l'impianto si fosse ulteriormente fermato. Ora bisogna dire che l'imprenditore fattura 1.800.000 euro all'anno. Non può essere di giustificazione per quello che è successo e per quello che ha fatto, meglio per quello che ha ordinato di fare l'imprenditore, la pandemia che c'è stata, il fermo delle attività, i mancati guadagni che evidentemente non sono stati sufficientemente ricompensati dai ristori del governo, anche se bisogna dire che qualche imprenditore, gestore di alberghi sulla Mottarone nei giorni scorsi, dopo le ovvie frasi di rito rispetto alle 14 vittime, già si lamentava. Adesso come faremo con la funivia ferma e chissà per quanto rimarrà ferma.